Signori bende... Porco due, signori benvenuti in questo nuovissimo video. Salve signor Sche... Sono morto. Va bene ragazzi, con questa entrata fantastica vi racconto un attimo cosa è successo, perché sono in questa situazione senza niente. Ragazzi miei, ho perso tutto quanto il mio inventario. Ho perso tutto il mio inventario nella Mooncraft, ragazzi. Si sta andando in giro con un piccone di pietre e basta, ragazzi. Non fatevi domande. Allora, stavo giocando un pochettino per conto mio e ho trovato una stanza veramente brutta. Nel frattempo vi dico anche, ragazzi, che sono stato assente 2 settimane perché non avevo il microfono. Mi si è rotto di nuovo il microfono. Adesso però c'ho quello mio fantastico, bellissimo. Quindi adesso, ragazzi, siamo tornati definitivamente. E dietro ho tutti i palloncini perché ho fatto 18 anni. E quindi sì, insomma, ragazzi, ho fatto 18 anni. E quindi, in pochissime parole, guardate tutte le morte. Stavo esplorando, stavo cercando nuove zone, stavo esplorando. Ho trovato un punto, ragazzi, in cui c'è una stanza vuota con una chest e con dentro degli scheletri, con dentro una roba come 5 scheletri, tutti con l'arco incantato che appena entri ti fanno fuori a spam. Praticamente ti uccidevano a spam questi scheletri, tutti quanti con l'arco incantato, ragazzi, un casino. Mi ha spaccato già il picco. Dice: Angelo, entra, prendi i materiali. Non posso, quel muro è invisibile. Quel muro è letteralmente invisibile. Quindi, siccome non voglio morirci di nuovo e poi veramente penare per riprendermi di nuovo l'inventario e fare un video in cui mi prendo l'inventario e basta come missione, direi che andiamo a farci la casa. Ragazzi, finalmente siamo tornati al villaggio. Adesso andiamo a stabilirci e vi dico un attimo dove. Qua sopra vado a stabilire la mia bella casetta, perché io poi voglio che voglio fare una bella balconata che dia sul villaggio e che si veda tutto quanto bene, in modo molto panoramico, in modo molto carino. Questo chi cavolo è? Buonasera Marianna, mai vista, piacere. Fare una bella casa qua. Questi due alberi li andiamo a togliere già subito adesso, almeno nel frattempo mi recupero pure la legna. Oh mio Dio, che soddisfacente abbattere gli alberi con così tanta facilità. Fammi togliere pure questo, voilà, guarda che meraviglia togliere gli alberi così. Allora ragazzi, vi spiego un attimo la mia idea di casa, ok? Volevo fare un mini castello, d'accordo? Un piccolo castelletto con la sua classica torre, molto carino, molto scenografico, molto bello. Per farlo sto togliendo tutti quanti questi alberi di mezzo, perché almeno poi vedi cioè, si vede proprio la bella vista sul villaggio ed è fantastico secondo me. Quindi devo togliere questi alberi da qua. Perfetto, li ho già tolti. Fammi togliere anche questo. Voglio liberare bene 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 il passaggio da tutti gli alberi. E sì, insomma, questo è, ragazzi. Questo è, ma che bello che con un colpo li puoi spaccare tutti. Io veramente godo facendo questa cosa. Puoi farmare legna così. Insomma, cioè, quasi. Dov'è mio papà Ricci? Mio papà Ricci dov'è? Che devo dirgli una parola. Allora, ragazzi, dunque. Direi che ci siamo persi troppo in chiacchiere. Anziché iniziare la casa ho esplorato mezzo server. Quindi direi che è arrivato il momento di fare le cose serie. Allora, adesso, senza magari cadere di sotto, cosa che probabilmente succederà perché sono un idiota, andiamo a allungare bene il pavimento. Quindi così. Ok. E facciamo una specie di quadrato. Ok, così. E voglio fare un bel balcone, bello ampio, ragazzi, bello alto. Mi sa che mi servirà altra legna comunque. Mi sa che non ho preso comunque abbastanza per le dimensioni del balcone. Allora, ragazzi, ho cambiato maglietta perché ho registrato questo video in 2 giorni diversi. Oggi è il giorno dopo rispetto alla prima parte che avete visto. E tra l'altro ho appena fatto l'esame di guida e ho preso appunto la patente, ragazzi. Quindi tutti a spammare auguri nei commenti. Ho preso la patente della moto e comunque ho appena aperto Minecraft e mi sono trovato la schermata con su scritto "You are death". Come è possibile? Non lo so. Spero non ci sia un creeper, perché se fosse stato un creeper magari lui mi ha fatto esplodere. Perché come fammi vedere, scusami, come sono morto qui? Qua c'è il mio cadavere, ma non c'è, cioè non era un creeper. Perché sono morto senza motivo? Vabbè. Come faccio a togliere sto cristiano da qua ora? Mi è rimasto il cadavere qua? Ma non è vero. Ah, è spawnato. Vabbè, ok, niente, scherzavo. Continuiamo, ragazzi, quindi quel che stavo facendo ieri, quello che stavo facendo per voi un minuto fa, ossia il pavimento della casa. Andiamo a farlo di questa forma qua, perché l'ho già deciso. E la mia idea era qua. Facciamo una bella balconata, che facciamo continuare pure qui. Sì, mi piace l'idea. E la faremo, boh, di 2 blocchi. No, magari un po' più spazio. Ecco, forse qua. Qua dove è pensato il blocco fare il muro. E dai,
può avere senso se non prendessi danno ogni secondo che passa, d'accordo? Però sì, direi che è buona la situazione. Faccio il pavimento e vi aggiorno. Bene, ragazzi, ho fatto il pavimento, l'ho fatto, è tutto praticamente completo. Sì, vediamo un attimo da sotto se non è troppo invadente, perché poi vorrei fare, non lo so, vorrei inventarmi un modo per, cioè, per utilizzare questa parte qua, perché mettere il pavimento così sospeso fa abbastanza schifo. Magari ci facciamo una stanza qui. E comunque, per il momento andiamo a tirare su i primi muri che facciamo partire. Da qua ne abbiamo uno, poi qui ne abbiamo, sì, qua ne abbiamo un altro. Ho messo il blocco, ok, perfetto. E qui abbiamo l'ultimo. Ok, questi qua sono tutti i nostri muri. Quindi 1, 2, 3 e 4. Questo spazio è tutto balcone, tutta balconata. E mi va bene così, mi piace, cioè. Perfetto, direi di cambiare materiale per i muri. Andiamo a prendere il legno di Dark Oak. Direi di farlo alto, boh, almeno così. Sì, dai, a 5 può avere senso. 5, ovviamente, includendo anche il tetto. Quindi i primi 4 blocchi di questo è muro. E poi nell'ultimo, cioè da qui, poi parte tutto il tetto. Quindi in realtà sarà alto 4 il muro. E perciò qua ne andiamo a fare un altro. 1, 2, 3, 4, 5. E voilà. E ragazzi, vi devo scusare un attimo anche se vi si sente un fischio dal microfono, leggero, leggero, leggero. Perché purtroppo io ho la ring light qua sopra che mi fa un fischio leggero. Che poi si sente pochissimo. Io, per esempio, ora non lo sento. Però dal mic si sente questa roba è assurda. Perfetto. Andiamo a fare così. La stessa cosa. Però qui. Oh no. Ma veramente, ok, scendiamo un attimo, facciamo fare giorno. Mi devo portare il letto qua, ora mi porto il letto qua, almeno dormo ragazzi, dormo, faccio, fa giorno, vi faccio le finestre e vi aggiorno. Ho fatto pure la rima, hai visto che bravo? Fortissimo. Ragazzi, vado un attimo a prendere la sabbia per poi andarla a cuocere e farci il vetro, almeno ci facciamo le nostre finestrelle. Non avete idea di cosa ne è uscito ragazzi, ci sono i muri. Oh, gattino, gattino. Cato, 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 cato. Ciao, cato. Ciao. Ma posso adottarlo? Ti prego. Ah, qui c'è Myron. Ma mio papà Ricci, oh. Zoe, ma mio. Oh, Ricci, mio papà, dov'è? Ricci, oh, mio padre. Oh, ho scoperto la casa di Ricci. Ho scoperto la casa di Ricci. Posso metterci qualcosa che almeno mi ricorda che è la casa di Ricci? Guarda, ti lascio delle Oak Planks sulla porta. Almeno mi ricordo che è lui e vado a visitarlo poi ogni volta che voglio. Va bene, abbiamo trovato il posto sicuro di lì. Allora, mi vado a prendere la mia bella pala. Ole, mamma, che velocità. Che goduria. Che goduria. Sembra quasi di essere in creative, ragazzi. Fantastico. Ok, ragazzi, aggiornamenti sulla situazione. Sta piovendo. Ho cotto il vetro e. Cioè, scusate, ho cotto la sabbia. Ho fatto le finestre e adesso le ho piazzate qua nella casa. E sto aspettando che si finisca di cuocere tutto questo perché voglio fare degli altri pannelli di vetro. Perché voglio fare la recinzione del balcone in questo modo. E secondo me ci stanno un sacco. Peraltro mi è laggato il gioco e non ho visto quando ho piazzato il blocco. Guardate che bello però tutto con i riflessi con la pioggia. Molto molto figo. Peccato che non si vede più niente lì in fondo se non le luci. 3, 1. Ragazzi, questo è il risultato. Mi piace, è molto bello. Voglio fare il tetto, lo farò in spruce perché. Però lo andremo a fare in spruce, ragazzi. Quindi niente, iniziamo a fare praticamente i bordi e poi chiudiamo tutto quanto. Tra l'altro, questa parte l'ho fatta diventare un piccolo stanzino tipo laboratorio. Ok, quindi ci metterò le fornaci, i vari tagliapietra, le cose che poi andrò a fare mano a mano. Questo non lo chiudo, questo non lo chiudo perché diventerà una torre, una mini torre, e mi porterà anche al piano di sopra. Perché appunto l'idea del castello volevo darla io comunque. Quindi rimarrò focussato su quello. Questo però andrà a significare che sopra dovremo fare un mini cambiamento. Perché poi il pavimento sopra, madonna mia. Pavimento poi al piano di sopra, ragazzi, sarà anch'esso in spruce, ovviamente, perché non posso fare il pavimento doppio. Uno, perché è palloso, e due, perché non ne vedo il senso, onestamente, di fare il tetto di un materiale diverso del pavimento del piano di sopra, perché, cioè, dovrei farlo doppio e non mi va. Questa è una roba meravigliosa, ragazzi, per far entrare luce in casa. Secondo me ci sta un sacchissimo, perché utilizzando la shader, dice, vabbè, non la utilizzassi, insomma, ok. Alla fine non è che conviene più di tanto fare questa cosa, però io in questi fori, tra virgolette, che sto lasciando nel tetto, in questi buchi ci vado poi a mettere il vetro.
ci vado a mettere il vetro, faccio una bella vetrata. La vetrata, questa è per pochissimi, ragazzi. Per pochissimi. Pochissimi conoscono questa cheat. Se avete colto la cheat, fatemelo sapere nei commenti. Tra l'altro, io con Nino e Maka ho fatto un sacco di, come si chiama, di ametista. Perché quando abbiamo fatto il video sul canale di Nino, in cui andavamo in miniere e tutto quanto, ho fatto un sacco di ametista. Ne ho una roba come tipo 5-6 stack, cioè. Però ragazzi, non so, ve lo giuro, non so cosa farci. Cioè, voi cosa ci fareste con l'ametista? Sono pieno di blocchi, pieno zeppo di blocchi di ametista a casa. Cioè, ora vi faccio vedere, andiamo giù nell'inventario, ma vi faccio vedere, ragazzi, perché è fuori di testa. Prima però vorrei mettere il vetro. No, lo scheletro no, zio, lo scheletro no, lo scheletro no. Tutto, ma non lo scheletro. Lo scheletro è veramente palloso. Odio più gli scheletri che i creeper in questo gioco. Gli scheletri sono proprio pallosi, i creeper, cioè ti esplodono solo se ti arrivano vicini. Comunque prima ti avvisano perché c'è il suono. Cioè c'è il suono che fa, ti stanno accendendo e stanno per esplodere. Ma gli scheletri iniziano a colpirti dal nulla, tu non te lo puoi aspettare. Magari sei lì che c'hai poca vita, stai cercando di scappare, arriva e ti one shot. Cioè, vi pare normale? Personalmente, ma muori, va. Ancora. Oh, ma tutti qua sono... Cioè, ritrovo, vieni qua, basta, avanti il prossimo. Il prossimo sono il campanello, mi raccomando. Cioè, allora, qua ne ho tre, cioè due. Poi, gli altri li avevo dati a Nino e a Maka, perché comunque ci siamo divisi in totale, ragazzi. Ho fatto una roba come 7 stack di ametista. E cioè, ho 64, 64 più 11, che sono quanti blocchi sono? No, l'Enderman non devo guardarlo in faccia. Quanti blocchi sono? Sono 128 più 11, 139 credo, 139 blocchi di ametista. Cosa ci vado a fare con 139 blocchi di ametista? Boh, ragazzi, scrivetemelo nei commenti se avete qualche idea, magari per decorare anche la casa volendo. Cioè, perché veramente non so come utilizzarlo in nessun modo, raga. Comunque, adesso io... Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Dove perché sto salendo? Io dovrei fare un'altra cosa in realtà. Dovrei prendermi la pala e fare dell'alta sabbia. Finisco il tetto, ragazzi, e chiudiamo il video. Oh no, il creeper. Uè, fra, ciao. Ci sta. Ognuno ha le proprie... Oddio santo. Cosa c'è? Il casting del video di Thriller di Michael Jackson qua c'è. Vi ammazzo, siete morti. Ma chi? Oddio no, il piccolo no, il piccolo no, il piccolo no. Il piccolo no, lo odio il piccolo. Oh, muori. Oh ma ci ritrovo. Ma che cavolo è? No, non ci voglio morire per lo zombie, scherzando. Oh, che sofferenza! Io volevo fare lì, prendere, fare un po' di sabbia. Però, ragazzi, molto bella questa casa. Ecco, qua ci metterei il letto. Ok, avevo dimenticato la porta d'ingresso. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere lasciando un pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi ricordo che in descrizione trovate i social, quindi Instagram e Discord. Ci vediamo al prossimo video.